cosa divertente è che se io faccio una scoreggia qua dentro, no. lei muore. No, non mi scappano. Sei serena. Perché scoreggi? Perché non ho scoreggiato, sennò si sentiva eri già morta di puzza perché non c'è aria qua dentro. Buongiorno. Buongiorno, un paio di scatole. Cosa c'è che non va? Non è. Signori, notare una donna che cerca di affettare una patata. Io so già perché non va, amore. Sì, perché si è bloccata. Non si è bloccata, amore, manca un pezzo. Manca un pezzo. Amore, manca un pezzo. Quello là con le forchettine che esce, che si aggancia qua. Ok, vuole vero. Cioè, ragazzi, mi chiama perché non va. Amore, non va, ma non va. Ma c'era? Sì che c'era. Capra, con questi. Quello piccolo. Quello piccolo, che scemo. Non me la ricordavo più. Contrario. Cioè, mi devi sfottere, oppure al mondo devi far vedere che non è scusa. No, vai a Gaffinigne. Aspetta, sì. Cosa fai? Non riesco a spostarmi. E adesso uso questo per bloccare. Oh. È bloccato? Ora spingi. È un colpo secco. Oh. Ah, è funzionato! Non me la ricordavo più. Un paio di balle. Taglialo un pezzo. Cioè, taglialo un pezzo. Vabbè. Faccio così? Signori, non sposatevi. Ma perché tu ti sei sposato? No. Non andate neanche a convivere. Perché conviviamo? Adesso non ti sposi. Due settimane che sei qua. Appiccicata sulle mie coperte. Appiccicata sulle tue coperte. Signori, ci sono anch'io, salve. Che fortuna! Ma che nato che c'hai? Che capelli ti hai? Sembri un'ananas. Sì, però non tirarli, grazie. Però sono tuoi. Signori, benvenuti sul nostro canale in una nuova avventura. Le presentazioni, lei è Fefè. Salve! E lui è Coco. Salve a chi è? Ai suoi followers. Ai suoi followers. Benvenuti in una nuova avventura. Dai, amore, dai. Guarda come si impegna. Fai vedere la tua forza. Oh sì, guarda perché ne ho di forza. Punto, vai. Vai, vai. Dai, amore, un colpo secco. Sì, 10 secchi. No, dai, facciamo così, aspetta. Vediamo come ti tagli il dita in diretta. Ormai l'ho messo così. Togli sta mano. Bravo. Oh. Guardate quante patatine. Mi fa quante ne faccio? Io faccio 3. Sei sicuro? Vedi tu, siamo in 2. Vabbè, tu prendi per 10, Sì, tu hai l'abitudine di cucinare per un esercito. Però nel frattempo tu le cose ce le hai. Guarda la... Signori, guardate! No, non Fefè guarda... struccata! E con nasone! No, serio? No, è serio, guarda. Secondo me è bella lo stesso, secondo voi? Secondo me è sempre bella, anche senza trucco. È un po' cadaverina. Lo sta dicendo adesso perché siamo in... Sì, non sa neanche parlare. Stiamo facendo un video. Un video. Sta dicendo adesso perché ciao, facendo... saluta i tuoi followers. Ciao, followers. Ciao, followers. Sei un po' cadavere, cioè sì. Io sono tipo marroncino, tu sei bianco cadavere. Però va bene. Dai, fammi continuare a cucinare, va. Vabbè. C'era un capperone. Grazie. Dai, oh. C'è battata time. Dai, oh. Signori, rieccoci qua, guardate qua un gambero concentrato. Cosa dobbiamo fare stasera? Cosa facciamo oggi stasera? Facciamo... Oggi mattina, pomeriggio. Mamma che naso, signori. Oh, hai rotto, già non mi hai fatto truccare. È proprio un paio di scatole. Salve, guarda come sono bello.
Bellissimo, sembra un criceto. Dai, spiega cosa facciamo. Vai. Ma che? Niente, oggi facciamo i piccoli, come si chiamano? Geometri. Sì, piccoli geometri. Costruttori. Niente, oggi. Bello costruttori, mi piace. Che bello, che bello. Quanto è bello stare in casa, non fare niente, essere spettinati. E lei non è col trucco, guardate. Prima di ricostruire la base, costruisciamo la base. Quindi, la base lo chiudi. La casetta secondo me sta uscendo, eh. Oh, il primo inquilino. Mio Dio. Guardate con che maestria chiude le scatole, ragazzi. Cosa cerchi? È là. Sto cercando il tuo cervello. L'ho perso per strada. Vedi che lo sa allora. Secondo me era meglio usare la palla a caldo. Vamo, meno casino. Ho l'arma del maestro. Libera il tuo chakra. Cosa c'entra questo? Non è yoga. Fa niente, libera il tuo chakra. Fa niente! Sì, è lo stesso. Cacchio fai? Vengo ad aiutarti, vengo in tuo soccorso perché non so cosa stai combinando. Adesso ti devi allargare, non ci stiamo. Sì, allora questo qua bisogna spostarlo. Sposta la casa, facciamo i mega trasporti, dai. Mega trasporti. Tengo un po' là. Oh, basta. Allora, questo è il bagno, signori. Guardate che... Cioè, la scatola è più grande di lei. Oh! Mamma mia, trasformazione in Saiyan. È bionda, sei bionda. Va bene. Come potete ben notare, il bagno non c'è più. Il bagno. Amore, sai che c'è? Sai che dopo dobbiamo fare anche il muro portante. Sai cos'è il muro portante? Come non sai cos'è il muro portante? È il pilastro che regge il soffitto, il tetto e il piano, sì, e tu, sennò cade giù la casa. Oh mio Dio, guardate come si impegna. Mamma signori, che precisione, adesso si affetta un dito. Come faccio a affettarmi un dito che? Da te mi aspetto di tutto. Amore, però sto pavimento è un po' storto, eh. Ma vabbè. Cioè io l'avrei fatto un po' meglio.
Sì, dopo lì ci mettiamo qualche top. Oh Cristoforo, possiamo allungarla sempre. Oh, mamma mia, ma che bello che è. Signore, io vi auguro una buona notte. Guarda la pappagoccia. Buonanotte. E non rompere gli zebedei. Guarda, rompi il muro, va, che mi scoccia il muro, il pavimento. Signori, a voi è uno strano esemplare di donna sapiens. Ci ti fa la celetta? Fai, intanto non fa male questo. Aia! Non è quello che fa male. No. Se vuoi te la faccio la celetta. Se vuoi te la faccio la celetta. Dai, amo, finiamo sta casetta. Voglio dormire. Ma come sprecare lo scotch? No! Pichu! Io sono Pikachu! No, tu sei un Pichu. No, un Pikachu. Cosa devi fare? Aia. Dai, Vegio! La vecchiaia! Dai, Vegio! Cos'è che non devo filmare? Come filmare i piedini? E così cosa staresti facendo, scusa? Chiudo la finestrella. Guarda come si taglia una gamba, Tac. Stolta. Un ingegnere cimiciato. Un ingegnere cimiciato sei. Guarda, faccio pure la finestrella, va. Sì, vediamo la finestrella. Maria, dopo li fai vedere la danza. Ma che danza? Vai, ma che danza? La danza. No, falla tu, dai, falla lì dentro, dai. Dai, Vegio. Eccola, buonanotte. Dai. Com'era? Fai la base, dai, tu fai la base e io ballo. Dai, non me la ricordo, voglio che la fai tu. Dai, che palle. Dai, ti scoccio. Cioè, possiamo dire che amiamo un centro di recupero. Si viene di scoccio. Psichiatri ne abbiamo. Oddio, sono sparita. Meno male. E chi è che ha risposto? Da quando uno ha il campanello che risponde come una segreteria? Signori, guardate che bella casetta. Guarda, c'è un po' di puzza di bruciato, apri la finestra. Oh mio Dio. Oddio, si vede qualcuno. Salve. Chi è lei? Così. Si può entrare? No. Mi apre per favore, grazie. No, al contrario, non entro così io. Sono un po' più grandicello. Si può levare, grazie. Oh mio Dio, chi c'è qua? Cristoforo Colombo. Senta, ma è un po' sporca. È un po' sporca a casa sua, però. Senta, cos'è quella roba?
Mamma mia, signori, guardate. Guarda che non ci passa, guarda che non ci passa. Ci passa, ci passa. Non ci passa. Oh, sono passato. Oh, signore. Un dinosauro. Ma che carina, ci sono. Signore, chiudi la porta, grazie. Sono in casa mia, voglio la privacy. Signori, guardate com'è buio. Ci sono anche le stelle, guardate. Guardate che belle. C'è la luna, c'è la mezzaluna, eccola lì. Signori, non spaventatevi. Ciao amore. La prima finestra che non si respira. Stai sudando? No. Cosa c'è? Cioè, fagli vedere che è automatizzata. Spostati. Non va più. Ok. Così chiudo. Anche la porta fai così. E si apre, no? Fai così. Chi è? C'è nessuno? Siamo occupati. Non vogliamo intrusi. Siamo occupati. Guarda che è come far cadere il telefono. Tieni sta telecamera qui. Guarda come far cadere il telefono. Ehi, io sono nato ingegnere. Sì. Cacca bella la lucina. Però così non si prende bene. Qualcuno qua ha avuto l'idea di scocciarmi tutto il muro. Perché hai voluto sparsa anche il chiaro? No. Oh, che carino. Tac. C'è la luce per noi due! Ma se mi appoggio ai muri tengono? Non penso. Ma secondo me tiene. Non penso che tenga. Cosa che c'è? Che faccio brutto. Apri la finestra che fa un po' caldo qua dentro. Ma si sta bene? Non è vero, apri la finestrella, dai, che è così carina, l'ho fatto automatizzata. Salve, io no normale. Questo lo sappiamo. Lei mia ragazza più scema. Vieni qua, fatti vedere. Guardate qua. No raga, veramente, già non mi sono truccata e mi imbarazzo. Fa niente, è bellissima lo stesso. Oh, sì, sono bellissima, guarda, ma io... Aspetta, guarda come sono belli. I miei capelli, che belli. Buona, la casetta l'abbiamo costruita. Adesso ci manca solo dormirci dentro. Ragazzi, se raggiungiamo almeno i 15 like, faremo la 24 ore. Dormiremo dentro per 24 ore. Anche se sto già morendo, devo fare altre finestrelle. Mettere un ventilatore. Però dai, non è minuscola, signora, cioè dai, c'è spazio. No. Pensavo venisse più piccola. No, no. Abbiamo fatto bene ad allungarla perché tu volevi solo fare una parte, se no lì saremmo sì, e anche alzarla. Non dovevamo stare come nella bara. Detto sta cavolata. Sì, infatti questa qua è stata una mia idea perché lui voleva solo fare il pezzo. Mi fai salutare, grazie. No, bisogna precisare perché tu non volevi farlo. Grazie, avevo un caperone. Schifo. Sapete cos'è la cosa divertente? Che se io faccio una scoreggia qua dentro, no, lei muore. No, non mi scappano. Sedere. Perché scoreggi? Perché non ho scoreggiato, se no si sentiva eri già morta di puzza perché non c'è aria qua dentro. Signori, detto ciò, vi auguriamo ancora buone feste e ci vedremo in una prossima avventura. Un grosso saluto e abbraccio da Pepe e Coccolo strambalato. Ciao a tutti, un grossissimo bacione come sempre. Cacchia. Sei stato tu, io non ho fatto niente. Casomai così, cos'era quella roba? Il soffietto. Il soffietto. Signori, ci vediamo alla prossima. Io me la devo sopportare, sta ragazza. Io me lo devo sopportare. Zoppichi. Zoppichi. Ho detto, volevo dire, con lo zoppo impari a zoppicare. Infatti, comunque si dice, chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Con lo zoppo impara a zoppicare. Non è normale, dopo gli do la pastiglia, tranquillo. No. Un grossissimo bacione di nuovo a tutti quanti. Ciao a tutti! Ciao ciao!